perché oggi Azzurra siamo con Laura, che tante mamme conoscono perché l'hanno conosciuta in pediatria a suo tempo e adesso lavora in farmacia all'ospedale. Con questa giornata si completa il circolo di quest'anno delle manovre di disostruzione pediatrica e di massaggio cardiaco. Com'è stata in definitiva l'affluenza delle persone, la risposta delle persone quest'anno? Noi siamo stati molto molto contenti per l'affluenza, perché abbiamo avuto tantissime persone che hanno partecipato ai nostri corsi, e non solo persone del luogo ma anche turisti che hanno avuto veramente soddisfazione, e noi siamo stati felicissimi perché abbiamo avuto proprio un ritorno da parte loro e un grazie, perché sono stati soddisfatti di quello che hanno acquisito durante i nostri corsi. E siamo stati soddisfatti, i nostri corsi hanno avuto all'incirca una media di 30-40 persone, per cui possiamo dire che è andata molto molto bene. Anche perché sono manovre utilissime sia l'una che l'altra, perché delle volte quando si fanno i corsi si dice sempre tanto se è un estraneo io non vado a fare niente per paura di sbagliare, però se capita in casa cerchi di fare di tutto, per cui sapere e anche ripetita iuvant ti mettono più sicurezza, il panico ha un impatto diverso. Certo, certo, il non sapere non aiuta mai, invece il sapere comunque, soprattutto quando è un po' caro, ti dà la possibilità di intervenire, ok? Ma anche se comunque è un estraneo, perché io penso soprattutto nella disostruzione del livello del corpo estraneo, in pediatria diciamo, anche se è un amico, il bimbo di un conoscente, comunque in ogni caso fai qualcosa quando sai, e anche se è un adulto. Se puoi fare qualcosa è bene bisogna fare. Bisogna fare, assolutamente, bisogna fare, perché queste manovre salvavita veramente aiutano a salvare le vite.